Benvenuti a tutti. Oggi lo splendido salone dell'Hotel Regis, in occasione delle nuove nomine dell'Associazione dei Cavalieri di San Silvestro, accoglie un evento d'eccezione. L'Associazione Cavalieri di San Silvestro prende il nome da San Silvestro. Fu lui a convertire l'imperatore Costantino, si dice. San Silvestro è stato vescovo di Roma e ha guidato per 21 anni la Chiesa all'epoca delle grandi persecuzioni. È un santo della tradizione sia cattolica che ortodossa. L'Associazione Cavalieri di San Silvestro è un sodalizio internazionale che ha scopo di solidarietà, beneficenza e di aggregazione, fondato e presieduto da Monsignor Luigi Casolini di Sersale, che oggi, qui, ha voluto offrire un momento culturale d'eccellenza. Uno dei protagonisti è questo bellissimo pianoforte di cristallo Kawai. La giapponese Kawai, fondata nel 1927, ha quasi 100 anni di vita, con il sogno di costruire il miglior pianoforte al mondo, continua a produrre strumenti artigianali senza variare i metodi originali voluti dal suo fondatore, il signor Koiki, come questo splendido pianoforte, produzione limitata, pensate, a 5 pezzi. Ora vorrei richiamare Daniele Diana Duranti, che è responsabile del cerimoniale dell'Associazione dei Cavalieri di San Silvestro di Roma, che vedremo più tardi dirigere i vari momenti della cerimonia. E ho il piacere di invitare per il saluto ufficiale che darà il via all'evento Monsignor Casolini di Sersale, fondatore e presidente dell'Associazione dei Cavalieri di San Silvestro. Grazie cara Isabel per la sempre affettuosa vicinanza che dimostri all'associazione. E un grazie a tutti voi presenti. Permetterete in primo luogo al Consiglio di Presidenza, che mi sostiene con grande forza e che a volte, anzi direi sovente, è costretto a mettersi un po' sulle spalle il mio peso, un peso morale. Quindi ringrazio in questo caso l'ambasciatore Mancini, il console generale Famiglietti e i membri del Consiglio che sono, come già conoscete tutti, l'avvocato Mascioli e il generale Bruno Simeone. Ma non posso, e spero che ci sia qualcuno che stia ringraziando, non posso non ringraziare il mister Kawai, che con la delegazione dal Giappone è voluto essere presente in questa nostra manifestazione e, come ricordavo in chiesa, anche ha desiderato, ha manifestato di voler far parte del nostro sodalizio. Questo grazie al maestro Kento, che è responsabile per il Giappone e che sempre con tanto amore ed impegno opera per il bene dell'associazione. Maestro che sentiremo tra poco nell'esecuzione, questa splendida esecuzione, perché lo immagino e avremo modo di apprezzarlo. Io non mi dilungo di più, saluto anche tutti gli ospiti intervenuti, amici, persone che non conosco e che sto conoscendo per la prima volta in questa circostanza. Grazie ancora e buon proseguimento. È un artista, un musicista, un compositore internazionale, poliedrico, sensibile, originale, membro del National Academy of Recording Arts and Sciences, ha scritto e pubblicato molti album, più di 11, ha composto colonne sonore per il cinema, per il teatro, ha ricevuto tra i più importanti premi e riconoscimenti, non solo come musicista, compositore, ma anche per il suo impegno sociale e umanitario. Nelle interviste afferma di amare e di ispirarsi alla musica di Bach. Oggi abbiamo l'onore di ascoltare la sua musica e di applaudire le sue esecuzioni. In ordine, i brani che esibirà sono Hands, Easter Sunshine, Reminiscence, Duty Calls,
Little Tokyo Poetry e Sunrise. Signori, signore, Kento Masuda.
mia prossima composizione è formalmente dedicata a uno dei miei italiani, il colonnello Marco Crimi. E questa è la prima volta che la eseguo in pubblico, ma sfortunatamente lui ha assente alla cerimonia di oggi. Del che impiegato in teatro operativo Beirut in Libano, proprio in questi giorni impegnato per garantire una nuova frontiera di pace. Il dovere chiama. My next new composition is formally dedicated to a friend of mine and an Italian colonel, Marco Crimi. So this time is first time public performance. But unfortunately, in the situation, he has absent our ceremony today because of deployment at the frontier line of duty calls to be in Beirut, Lebanon right now. We stand today on a new frontier of peace because they are duty calls. Thank you.
queste note che abbiamo apprezzato, anche se devo dire ho sentito un leggero brusio soprattutto nelle parti esterne dei tavoli, forse perché si sentiva un po' meno. Ringrazio, so che l'ambasciatore Stoyanov ha chiesto di poter dire una parola, e allora prima di metterci a tavola lo invito a salire direi sul palco, anche se è un palco di 1 centimetro, e quindi prego ambasciatore. Eccellenze, autorità, cari ospiti, signore e signori, sono particolarmente lusignato di essere tra gli invitati alla cerimonia per la remissione dei diplomi dell'Associazione dei Cavalieri di San Silvestro. Proprio sono troppo emozionato oggi, è un momento veramente molto particolare per me. Devo questo onore e piacere a Monsignor Luigi Casolini di Sersale, presidente dell'associazione, che ringrazio vivamente per il cortese invito. Ma ringrazio sentitamente di questo privilegio anche il nostro console onorario della Repubblica di Bordelire per la regione Campania, stimatissimo da me, avvocato Gennaro Famiglietti, un carissimo amico che dal mio punto di vista è l'unico console onorario che ogni uno paese vuole avere come rappresentante. Ti ringrazio Gennaro, e tu per il tuo merito di avermi presentato alla vostra associazione e di avermi fatto conoscere il stimatissimo Don Luigi. Vi ringrazio tutti e due di tutto il mio cuore. Sono orgoglioso di essere stato insignito di questo prestigioso titolo e cercherò di esserne un degno portatore. Approfitto della parola che mi è stata data per esprimere di nuovo i miei più vivi ringraziamenti e per congratularmi con quelli che entrano a far parte di questa autorevole associazione. La ringrazio una volta a tutti e anche a stimatissimo dottor Huay per questo unico concerto che noi abbiamo avuto la possibilità di sentire oggi. La ringrazio veramente. Con queste belle parole dell'ambasciatore, che ancora ringrazio per il suo intervento, direi di poter iniziare rimanendo seduti. Abbiamo tanto pregato, come dico, ci facciamo un segno di croce perché il Signore possa benedire questa nostra mensa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedicti Domine nos et tec tua dona, quid tua largitate sumus unturi. Per Christum Dominum nostrum. Amen. E buon proseguimento. Allora, il Rettore Presidente, udito il Consiglio di Presidenza, quale riconoscimento per la effettiva appartenenza al sodalizio negli anni successivi al suo ingresso, conferisce al signor Giuseppe Aquino la croce di bronzo per emerenza speciale, con le prerogative, le distinzioni e le precedenze ad essi attribuite dall'associazione. Ecco, questo naturalmente è per le croci di bronzo che adesso chiamiamo a ritirare. C'è il maggiore Daniele Diana Durandi, che ringrazio e che ci ha aiutato nella riuscita. La prego di portare una croce di bronzo. Grazie caro Daniele. Grazie Daniele. Grazie. Ringrazio l'ambasciatore Mancini. Poi il cavaliere Gaetano Giarrusso. No. Eccolo. Grazie, la dicitura è come quella. Grazie. Poi il professor Paolo Zampetti.
Ne abbiamo sempre un po' giù. Grazie, grazie a voi, grazie alla vostra presenza. Purtroppo all'ultimo minuto non è potuto venire il generale De Vico per un piccolo problema familiare. Ora si procede alle croci d'argento e sono certo che non me ne vorrà se non lo chiamo il nostro cancelliere, l'ambasciatore, e risparmiamo di venire qui. Allora, il marchese Ferdinando De Natale Sifola Galliani, sempre per la croce d'argento, chiamo il cavaliere Alfred Lenarchak. Se ricordo dalle Bahamas sono quasi lì. Grazie. Sempre d'argento, il tenente colonnello Mattia Scirocco, che dovrebbe essere... è seduto lì, ma... va bene, lo prendiamo molto bene. Poi abbiamo l'ultimo gentiluomo d'onore, diciamo per 10 anni di appartenenza, il dottor ingegner Fabio Gironi. Spero che ci sia... abbiamo conosciuto e visto tutti, non solo qui questa sera, ma anche in televisione, ed è Isabel Rossinova, donna Isabel, che in tanti anni ci ha seguito e ha presentato tante nostre attività, tanti nostri concerti, e che voi sapete abbiamo questa diciamo benemerenza pro meritis, per i meriti di servizio potremmo dire. E allora questa pure la leggo io. Il rettore, udito il consiglio di presidenza, a norma dell'articolo 3 del regolamento, conferisce in considerazione dei meriti acquisiti in modo proprio a Isabel Rossinova, attrice, presentatrice e scrittrice, il rango di benemerita d'onore, con le prerogative, le distinzioni e le precedenze ad essi attribuite dell'associazione. Data a Roma l'11 maggio nell'anno del Signore 2019, al ruolo modo proprio 5 2018, perché è precedente, visto che è tra i primi, e lo consegniamo per oggi. Grazie. Grazie. Instagram.